Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luzza de Maria. Solennità di Gesù Cristo della Divina Misericordia. 19 aprile 2020. Mentre ero in preghiera, Gesù mi ha parlato. Sono Dio dei cieli e della terra. Amo tutti gli esseri umani. Ogni peccatore. Che cade continuamente nel peccato senza lesinare nelle sue offese, mi causa molto dolore. Io sono disposto a perdonare ogni persona che si accosta a confessare i suoi peccati, completamente pentita e con un ardente desiderio di non, torna di non tornare a cadere. Tra gli uomini trovo. Dei miei figli che desiderano ritornare al mio fianco, e di fronte al loro pentimento io mi colmo di amore e di felicità e li guardo come la prima volta che si presentarono davanti a me. Perfino in questo momento in cui l'umanità è desolata, impaurita e malata, sento proferire grandi offese contro di me e hanno chiuso le chiese al mio popolo. Oh, che dolore! Per questo sto chiamando il mio popolo fedele, chiamo ciascuno di voi perché diate testimonianza dell'amore che avete per me nel vostro modo di comportarvi e di agire con i vostri fratelli, con un cuore libero dal risentimento e dalle amarezze causate dal negare il perdono. Chi è l'uomo per non perdonare? Povere quelle persone che non perdonano che saturano il loro cuore di amarezza e sono vittime della confusione e dell'invidia. O come soffro per queste anime che non si avvicinano con un cuore contrito e umiliato davanti a me, nel sacramento della confezione, e invece di farlo si allontanano da me. Vi invito a rimanere nel mio amore, nel quale non troverete impedimenti, né giudizi, né disprezzo, né amarezze, vi invito ad essere il mio stesso amore, così che la mia misericordia non trovi intralci e pertanto questo momento in cui è iniziato il cambiamento per l'umanità, il cambiamento in direzione delle prove e delle calamità, venga superato con fede. Nel mio Santo Spirito, che vi darà la grazia della perseveranza e dell'amore per me, se ne siete degni perché vi comportate e agite nella mia divina volontà, e quindi non rimaniate lungo la strada. I miei figli verranno il calice dei loro stessi peccati, perché alla radice di questi momenti di sofferenza ci sono i grandi errori ai quali questa generazione si è aperta. Sarà la terra di santa fe della vera cruz ad essere duramente provata, Pregate per questa città dell'Argentina, per la sofferenza che si estenderà in Argentina con dolore e grande tristezza. Pregate figli miei per la mia terra dove predicai e dove veni messo a morte sulla croce, sarà motivo di attacchi. Pregate figli, per la terra di Santa Cruz in Brasile patirà. Pregate figli, la guerra passiva si palesserà davanti all'umanità e l'uomo vedrà nascere un altro conflitto bellico. Pregate per l'atto della mia misericordia che è prossimo all'umanità. Dovete mantenervi nella fede perché dopo l'avvertimento i miei angeli che sono sulla terra porteranno le anime che mi sono fedeli a predicare e laddove sarà necessario per infondere coraggio ai miei fedeli. La preghiera è forza per il mio popolo e la comunione del mio corpo e del mio sangue è l'unzione quotidiana per coloro che mi ricevono. In questo momento in cui hanno chiuso le mie chiese, triste presagio di quello che succederà. Il mio popolo non deve né angosciarsi né perdersi, ma deve fortificarsi con le comunioni ricevute in precedenza e attendere con pazienza. Quindi subito dopo l'avvertimento ci sarà la seconda effusione del mio Spirito Santo per i miei figli giusti e fedeli, perché siano l'incoraggiamento per i loro fratelli. La mia misericordia non scorda i bisogni del mio popolo e il mio Santo Spirito. E i miei santi arcangeli e angeli non lasceranno solo il mio popolo. Vi amo popolo mio, vi benedico. Non temete figli, confidate nella mia misericordia che è infinita. Gesù, in te confido. Gesù, in te confido. Gesù, in te confido. Il vostro Gesù. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Sia lodato Gesù Cristo.